faccio questo esercizio, lo modifichiamo. Avrei detto che modifichiamo aumentando le spinte. Aumentiamo la spinta. Stavolta ve lo faccio vedere io. Allora, sempre camminando, però stavolta spingo. Ta, ta. Vado più verso l'alto. Quindi, destro, sinistro e spingo. Destro, sinistro e spingo. O sinistro, destro, eh. Io sono sinistro, sono abituato a farlo meglio con il sinistro. Andiamo. Dai. Dai. Andiamo. Prendo scudo da quello che sta dicendo lei. Ce li potreste passare tutti questi? Come? Vedi quello che hai detto? Infatti faccio che passo. Per prendermi la spinta mi abbasso. Cioè, devi far ridere i tuoi allievi. È corretto? Ricordatevi sempre una cosa però, occhio, che voi avete a che fare con ragazzini. Quindi rapportatevi all'età del ragazzino. Esordienti. No, esordienti proprio no. Diciamo categoria ragazzi e cadetti, quindi prima media, primo superiore. È corretto quello che ha detto? O meglio, è corretto? Che si abbassa troppo. Ma è giusto? No. Perché no? Perché bisogna mai abbassare gli spinti. Perché perde gli spinti. Ma perché vaccinano gli spinti? Allora. Sì, te lo stanno detto. No, non lo so. Perdi la piega troppo, perdi tutto. Se pieghi troppo, perdi tutto. Allora, vi faccio una domanda però. Vi dovete rapportare, vi ripeto, ai ragazzini. Voi siete insegnanti, giusto? Eh? Sì. Un ragazzino che si muove come si muove lei non ti dice io ho sentito che ho piegato per... Lo fa in maniera naturale. E perché secondo voi lo fa in maniera naturale? Non ha una qualità. Non ce l'ha. Perché gli manca. Deve arrivare. La forza. Che cosa? La coordinazione. La forza. Gli manca la forza. Quindi, mancandogli la forza, naturalmente, in maniera naturale, va a caricare per poter spingere. Perché va alla ricerca della forza. Ed è un errore. Ed è quello che hai fatto tu. Ed è un errore fare questo movimento qui. Allora, con il ragazzino, che cosa si sceglie meglio? L'agilità. Dobbiamo farlo più agile. Perché? Perché la forza non ce l'ha. Nel momento in cui ha interiorizzato questi esercizi nella maniera agile, poi inserirci nel momento in cui ce l'ha lui di suo inserirci qualche grammo di forza, è completamente diverso. Però nel frattempo l'esercizio lo deve conoscere nella maniera giusta. Siamo d'accordo o no? Vai. Sì. ogni tanto sto letto, fate vedere che siete vivi. Andiamo, ripetiamolo. Aspettate, ripetiamolo però, adesso tutti, non ce n'è stato nessuno che non l'ha fatto, tutti dirigevate tutto troppo verso l'avanti. Ricordatevi che questo giochino che noi ci apprestiamo a fare si chiama salti in alto, quindi dobbiamo portare il nostro corpo verso l'alto. Siamo ragazzini quindi non abbiamo la forza? Ci sta, però poco avanzamento. Meno avanzamento e più verso l'alto. No, c'è quasi un. Andiamo! Eccolo lì, bravi! Bravi, così, benissimo! Andiamo!
taglierlo come piace una cosa. Tanto col tuo quadrato. Poi se so, vai a fare i prossimi. Ma che uscita alta. È abituato a fare qualche deformazione professionale, ma ci deve così. Eh sì, lo fa mica. Ah, quindi mi stai dicendo che qui dobbiamo inserire pure Mia? Eh? Sì. Ok. Adesso proviamo a fare esattamente, ma giusto tanto per confondervi un pochettino le idee. Adesso abbiamo fatto l'esercizio rivolgendolo verso l'alto. Verso l'alto. Adesso rivoluzioniamo proprio completamente tutto. Spostatevi più in avanti possibile. E vedete che cosa succede. Provate a sentire cosa succede. Quindi, se prima facevo questo, così, adesso devo fare questo. Ok? Quindi, molto verso l'avanti. E guardate cosa succede e sentitevi. Sentitevi cosa succede. Andiamo. Verso l'avanti. Di più. Di più. Andiamo. Di più. Verso l'avanti. No, dovrebbe avere l'esercizio. Andiamo! È stato il avanti! Ma qua fa il avanti! Sì, era un altro esercizio. Un po' più balzata. Però ti sei fermato al secondo. Non andava bene. Devi fare però uno del 400 volte. Avanti, avanza. No, le modificavo. Allora, quindi avanti, l'utilizzo, sinistro, braccio destro. L'utilizzo delle braccia, l'uso delle braccia. Le braccia normalmente, allora anzitutto le braccia si muovono così come meglio crede l'atleta. Dopodiché, normalmente se si muovono in maniera alternata l'esercizio è molto più fluido. Se si muovono in maniera sincrona si va sempre alla ricerca di più di forza. D'accordo? Se voi guardate, fate un attimino mente locale, vedete, immaginate il saltatore in alto, c'è quello che arriva e che fa questo lavoro qui e c'è quello che invece fa questo e va su con tutto e due. A seconda di come ti muovi diventa più agile oppure più di forza. Quindi è una cosa strettamente personale e soggettiva. Poi naturalmente all'interno di come uno muove le braccia va a modificare. Nel senso che io posso muovere le braccia e le muovo alternate, ma così, e allora uno va ad intervenire sulle braccia. Dove sta? No, l'hai modificato. L'hai modificato. Quello che volevo. A casa, la lascio a casa. Allora, quello che volevo farvi vedere è ed enfatizzare in questa esercitazione. È il passaggio del piede, il passaggio del bacino sull'appoggio. Provate a ripeterlo tutti così come l'avete fatto adesso. Poi vi dico che cosa bisogna aggiustare. Ripetetelo tutti quanti uguali. Andiamo. E provate a guardare, guardate. Andiamo? Dai. Andiamo. Avete visto? Avete sentito come vi state muovendo? Vi muovete in questa condizione. Prendo l'appoggio, arrivo qui e tolgo. E faccio questo lavoro qui. Avete notato?
Invece, quello che vi sto chiedendo è di passare. Di passare sull'appoggio. È un concetto fondamentale, ragazzi. È importantissimo capire di passare sull'appoggio. Passare sull'appoggio significa fare un passo più ampio. Significa fare meno passi in 100 metri. E in teoria, significa fare meno tempo. Essere più veloci. Perché io facevo il passo, ma adesso mi trovo in questa riguardo mi trovo diretto. No, l'esercitazione l'abbiamo fatto prima. L'esercitazione l'abbiamo fatto prima. Per andare verso l'alto, riguardavano, erano gli ultimi due appoggi del salto. Ah, ecco, quelli erano. D'accordo. Questo qui, io vi ho detto prima. Quando ho esordito dicendo che facciamo questo esercizio, cosa ho detto è per confondervi le idee. Io te l'ho detto a monte, che ti stavo creando un pochino di casino. Perché? Perché deve passare bene il concetto del passaggio sull'appoggio. È vero, nel salto in alto l'atleta arriva e stacca quando sta sulla perpendicolare, però in tutte le altre esercitazioni che non sono il salto, che non è il salto di per sé, prevedono tutti i balzi. Stamattina penso che Claudio vi abbia detto che ci sta questa fase di spinta. L'ha detto? Sì. Giusto? E sicuramente non va detto che si fa così, no. Ma vi ha detto che si fa questo, o no? E allora, questo è lo stesso discorso. Tutto quello che si fa, tutte le esercitazioni, tutti i movimenti dell'atletica prevedono tutti il passaggio sull'appoggio. Tutte prevedono appoggio, passaggio e la spinta. Ed è un concetto fondamentale, importantissimo. Perché molto spesso, se voi guardate, in special modo, ripeto, i ragazzini, i bambini che non sono abituati, sono magari, cominciano ad essere, in special modo nella categoria cadetti, vedete, dei fenomeni che non finiscono mai, tutti forti, però poi gli mancano le basi. Tanto è vero che molto spesso arrivano a essere juniores, allievi junior e poi, ciao, sono finiti. Perché altrimenti sarebbe troppo lungo andare dietro a ripescare tutto per poi ripartire. Diventa lunghissimo come tragitto. E il ragazzo si scoccia e vi saluta. Ciao Massimo. Allora, lo proviamo a ripetere l'ultima volta. Verso l'avanti, passando molto sugli appoggi. Andiamo. Dai, andiamo. Passa. Così e devi passare. Non mi riescono a passare, però sono lenti perché quando sto così se non mi alleno non scrivo. E sapete quali sono i muscoli che ci permettono di fare questo movimento? Quali sono i muscoli che ci permettono di fare questi movimenti? Naturalmente infiammarla completamente la gente. I reopsoas e quadricipite. Il reopsoas cos'è? È un dinosauro. Il nome scientifico di un dinosauro. Però è sbagliato. E ti spiego il perché. Io ho chiesto quali sono i muscoli che ci permettono di fare questo movimento. Lei mi ha risposto il reopsoas e quadricipite. Il reopsoas sapete qual è? Sì, sì, sì. Perfetto. È il flessore insieme al quadricipite, è il flessore della coscia sul bacino. D'accordo? Questo qui?
Questo è gli estensori. Allora, i muscoli che ci permettono. Il tricipite sonale. I muscoli che ci permettono di avanzare, di fare questo lavoro qui, sono tutti i muscoli posteriori. Qui, sono questi che ci permettono di avanzare. D'accordo? Assolutamente. Certo. Quindi, una buona e forza, e mobilità, elasticità e una buona articolarità dell'arco, assolutamente. Infatti molto spesso, guarda, molto spesso i ragazzi non sono abituati a fare gli esercizi e di stretching, perché non li fanno mai, mai, non vengono proprio presi in considerazione, sì. Ma il tecnico stamattina ha detto che il riscaldamento non va fatto lo stretching. Io non ho detto, io fermati, io non ti ho detto dove va fatto. Ah, io ti ho detto che non lo fanno, è diverso. Io ho detto non lo fanno, non sono addestrati a fare stretching. Ma i ragazzini devono fare stretching? E perché non dovrebbero? Perché hanno già l'assità legamentosa? Allora, ascoltami, l'assità legamentosa è una cosa, elasticità muscolare io ritengo che sia un'altra. L'assità legamentosa è... Però dipende. Allora, vabbè, ma alla fine lo stretching nella sedia non è esasperato come in altri sport. Scusi, fermi. Dopo una seduta come questa di oggi, alla fine si fa il defaticamento con un po' di allungamento. Fermi, io sto dicendo quello che dal mio punto di vista i ragazzi non sono addestrati a fare. Poi, da un punto di vista fisiologico, preferisco non entrarci nella maniera più assoluta. Allora, non sono abituati a fare, non sono addestrati a fare stretching e non sono addestrati alla mobilità articolare nella maniera più assoluta. Perché? Che cosa si dà importanza? Il più delle volte l'allenatore, gli insegnanti stessi guardano solo ed unicamente un metro di valutazione, il cronometro, e basta, e nient'altro. Allora, invece ci sono altri fattori, altri aspetti che vanno presi in considerazione. Sicuramente il ragazzo forte è forte lo stesso, è forte a prescindere, però un ragazzino che è capace di fare determinate altre che può soccombere alla forza utilizzando altri mezzi, sicuramente, in attesa che anche a lui arrivi la spinta ormonale. Andiamo avanti. E